giorno dalla cucina del Principe Civitta. Io sono Antonio, chef, tra virgolette, e titolare. Siamo qui oggi a presentarvi una ricetta speciale, tra virgolette, semplice e saporitissima. Lo spaghetto al pesto e grezze. Allora, carissimi amici, presentiamo gli ingredienti per fare il classico pesto pietrese. Ingrediente principe, le alici. Alici fresche, queste qua sono già state pulite, freschissime, di giornata. Poi praticamente gli altri ingredienti che comprendono questo piatto sono il pomodorino secco. La variante del pomodorino secco può essere anche un pomodorino fresco a chi non piace il secco, tra virgolette. Il pinolo, che è fondamentale nella ricetta, che noi usiamo in modo stagionale, perché durante un periodo dell'anno noi possiamo usare anche i rifiuti di luce. Poi abbiamo lo scaloglio, il cappero desalinizzato, le pezzine aromatiche fresche e la scorzettina di limone. Iniziamo la nostra ricetta. Operazione tostatura del pinolo. A secco facciamo una monoporzione, eh? Quando il pinolo è tostato si vede dal colore. Iniziamo con olio extravergine d'oliva del mio carissimo amico Peppino, olio della provincia salernitana, esattamente di Rocca d'Aspide. Tenere un pezzettone di aglio, il pinolo non deve essere più duro di così che se no ti brucia, eh? Poco spento, eh? Filettino fresco di alici. Cappero. Un mezzolino di acqua della pasta. Nel frattempo abbiamo salato la pasta. Caliamo lo spaghetto. Spaghetto pasta lunga. Ultimiamo gli ingredienti, una scorzettina di limone, pomodorino secco, un poco di peperoncino. Un ciuffettino misto di erbette aromatiche fresche. Andiamo a sminuzzare. Allora, procediamo a saltare lo spaghetto, cottura al dente. Procediamo all'impiattamento dello spaghettino.
nostro piatto è una spolveratina di pane grattato. Ecco qua, il piatto al peso dell'ICI è servito. Eccoci, il pacchettino è servito. Buon appetito. Consigliamo su questo piatto un nostro vino locale, sarebbe la Falanghina San Vito dell'azienda vinicola Trotta.